siamo, sono tre le relatrici, Rasetta, Marone e Feliciani. Allora, buon pomeriggio, sono l'insegnante Rasetta Mariana della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Loreto Puntino e insieme a me ci sono le colleghe docenti della scuola primaria Feliciani Marta e Marrone Graziella. Con noi è venuta anche la dirigente scolastica che dal 2022-2023 ha avviato questo percorso sul piano di miglioramento e quindi intanto sul redigere i vari documenti, ma soprattutto sulla conoscenza del nuovo istituto, perché dall'anno scolastico 2022-2023 il nostro istituto ha subito un dimensionamento scolastico inglobando anche un nuovo comune, altri comuni come il comune di Civitella Casanova, Vesteo e Carpineto della Nora. Siamo arrivati ad essere 9 plessi dislocati su un territorio abbastanza vasto e difficile anche da raggiungere per alcuni aspetti, con circa 750 alunni dall'infanzia alle secondarie di primo grado. Questo intanto all'inizio abbiamo, come tutti, rendicontato l'anno scolastico 2019-2022, il triennio passato, per poi arrivare ad aggiornare il nuovo RAV, partendo proprio dagli esiti nelle prove standardizzate, ovviamente, che sono parte integrante insieme al questionario scuola compilato alla fine del 2021-22, che non inglobava ovviamente il comune di Civitella e quindi tutte le classi di quelle che appartenevano, diciamo, ad un altro comprensivo. E da qui siamo partiti quindi con l'aggiornamento del RAB, l'individuazione delle priorità e dei traguardi degli obiettivi di processo e la redazione di un nuovo TOF per il triennio 2022-2025 nella piattaforma SIDI ed in particolare dando un'attenzione alle azioni del piano di miglioramento. Da qui ci siamo autovalutate e nell'autovalutazione fatta dal gruppo NIB ci siamo rese conto di che cosa. L'aspetto ovviamente che subito calza all'occhio di tutti è che nei risultati scolastici il nostro istituto aveva un punteggio, cioè ci siamo dati un punteggio positivo perché comunque gli aspetti evidenziati nei questionari facevano evincere una situazione positiva, però poi nei risultati delle prove standardizzate nazionali avevamo una forte criticità, per cui questo già ci fa capire che comunque un'azione che sicuramente doveva essere portata avanti era quella di informare e formare tutto il corpo docente sulle prove standardizzate, nel senso anche sulla conoscenza delle prove standardizzate. Ovviamente il nostro istituto, come immaginiamo tutti gli istituti, punta al successo scolastico, al successo formativo degli studenti, però al tempo stesso non riesce a raggiungere dei livelli significativamente superiori in tutte le discipline oggetto della valutazione. Questa discrepanza appunto tra gli esiti scolastici che si mostrava prima e i risultati nelle prove standardizzate ha portato la dirigente, i referenti invalsi, il nucleo interno di valutazione, le funzioni strumentali a esaminare in maniera più approfondita i risultati invalsi. In particolare la nostra attenzione si è rivolta proprio ai risultati di quell'anno scolastico 2021-2022 delle classi seconde e quinte della primaria, ovviamente. Qui in queste tavole si evince chiaramente, nella tavola dell'italiano, se andiamo a guardare il risultato dell'istituto, che i risultati si pongono a livello per la macroarea nella media, ma significativamente inferiori per quanto riguarda il risultato dell'Abruzzo e a livello nazionale. Nella matematica il risultato è nella media sia in Abruzzo, macroarea e dato nazionale, ma al tempo stesso se andiamo a guardare i dati delle tre sezioni che costituiscono il dato dell'insieme, si può osservare come vi sono due sezioni nelle quali in realtà il risultato era diciamo inferiore ed una che un po' ha risollevato le sorti. Questa sezione tra l'altro è una sezione a tempo pieno, quindi anche un nostro diciamo interesse quello poi di monitorare a lungo termine se questo si produrrà nuovamente nei prossimi anni e quali saranno poi i risultati di queste classi tra 3 anni.
Per quanto riguarda poi i dati delle quinte, qui abbiamo riportato direttamente le tavole che riportano l'effetto scuola, anche qui si evince invece un risultato migliore per quanto riguarda la prova di italiano, quindi con un risultato nella media a livello Abruzzo e macroarea del sud e leggermente inferiore rispetto al dato nazionale. Invece per quanto riguarda poi la matematica, i risultati sono stati negativi, quindi si può vedere quanto a livello Abruzzo già è leggermente negativo e nella macroarea e a livello nazionale è l'effetto scuola negativo. Per quanto riguarda le stesse classi, le quinte, nell'inglese invece i risultati sono stati buoni. Per quanto concerne la reading, il 100% degli alunni risulta avere il livello A1, che è quello appunto che dovrebbero avere. Nella listening il 91,5% ha ottenuto il livello A1 e solo l'8,5% ha ottenuto un livello pre-A1. Allora, alla luce di queste analisi, nell'elaborazione del RAVO ci siamo chiesti, allora, qual è la priorità? Comunque migliorare l'effetto scuola sugli esiti scolastici dei ragazzi. E il traguardo è migliorare l'italiano e matematica monitorando i ragazzini di quinta che andranno nel prossimo triennio in terza media, e almeno che sia nelle prove nazionali che raggiungono un esito pari alla media regionale. Lo stesso quando siamo andati a vedere i risultati a distanza, che cosa andiamo a vedere? Sempre migliorando i risultati a distanza, tra i tre anni, italiano, matematica e inglese, dei ragazzini che adesso frequentano, cioè che nell'anno 21-22 hanno frequentato la seconda e poi la quinta. Quindi noi monitoriamo questi aspetti. Come lavoriamo? Quali sono gli obiettivi di processo che andiamo a toccare? Sicuramente nel curriculum, analizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione di progettazione, di valutazione, che sono i nostri strumenti, come diceva il dottor Barabandi, miglioramento, autoanalisi, autovalutazione, riflessione, e su questo ci stiamo lavorando da moltissimi anni, però gli esiti ancora non sono quelli soddisfacenti. E poi soprattutto lo sviluppo e la valutazione delle risorse umane, formazione, fare formazione e autoformazione. Su questo ci stiamo lavorando anche da parecchio tempo, però dobbiamo ancora lavorarci per andare nello specifico appunto e avere dei miglioramenti significativi, soprattutto per raggiungere quegli esiti che vogliamo raggiungere. Allora, da qui abbiamo previsto un'azione, un percorso in particolare che prende il nome di MatIta Super e che prevede in particolare due attività. Una che è stata avviata l'anno scorso, Conoscere per migliorare, e la successiva Formiamoci per migliorare, che è un percorso che invece è stato avviato in questo anno scolastico 2023-2024. Allora, la prima attività, a parte la restituzione che diciamo annualmente diamo a livello di sistema durante il primo collegio docenti, il nostro impegno è stato soprattutto quello da parte dei referenti di entrare nei consigli di classe, cioè di fare un lavoro di analisi delle tabelle e dei grafici che comunque l'Invalsi ci restituisce, anche perché molti docenti, andati a supporto loro, proprio dicevano: ma io come devo leggere questi dati? Quindi si sentivano a livello di sistema, ma poi in profondità nelle proprie classi non avevano fatto questo tipo di analisi, anche perché poi dovevano anche motivare, dire perché erano diciamo negli aspetti carenti, ma anche nei punti di forza, quali erano state le azioni messe in atto, perché c'erano state, quindi andare a cercare un po' le cause di quelle che erano state, diciamo, le difficoltà incontrate dai loro alunni, quindi fare proprio un'analisi reale. Per fare un esempio, questa attività ovviamente è stata svolta sia per italiano, per matematica e per inglese nelle classi quinte, e quinte coinvolgendo anche in realtà i docenti della scuola secondaria di primo grado. Questo ci tengo a sottolinearlo perché sono loro che poi prendono in carico questi ragazzi.
Qui riporto un esempio di analisi delle parti della prova che ci possono dare comunque delle informazioni su quali ambiti, per esempio in seconda, c'è stata, diciamo, una caduta, e quindi cercare di spiegare anche il perché. Per esempio, nella seconda del 2021-2022, un aspetto che è risultato, diciamo, più carente riguarda relazioni e funzioni, ma anche in parte un pochino i numeri, poi se andiamo a livello di istituto, poi se andiamo nelle singole classi ci dice ancora di più. E poi lo abbiamo fatto, ovviamente questo deve entrare a sistema e sarà ricorsivo, cioè ogni anno scolastico viene fatto questo tipo di analisi. Vediamo che anche dell'anno scolastico 2022-2023, comunque nella seconda, devo dire che c'è stato un andamento abbastanza buono in questo, cioè i dati restituiti a settembre. Invece nelle classi quinte c'era una caduta in tutte le parti della prova. Quindi qui c'era qualcosa da fare, diciamo, proprio a livello di tutti gli ambiti della prova. E questa situazione si ripete anche nell'anno scolastico 2022-2023. E oltre a questa analisi, all'interno dei consigli di classe siamo andati a vedere, ma nell'ambito dei numeri, quali item effettivamente hanno mostrato le maggiori difficoltà? E così ogni consiglio di classe, oltre a leggere questi grafici, doveva anche analizzare ogni singolo item e quindi andare a vedere, tramite ovviamente tutta la documentazione che ci fornisce l'Imbalzi, sull'Imbalzi Open, come le guide alla lettura della prova, e andare a vedere per quale motivo la nostra classe aveva risposto in quel modo. Lo abbiamo fatto per i numeri, per esempio, col D7 per il grado 2, con il D5, adesso non mi soffermo, altrimenti non abbiamo il tempo. Per esempio il lavoro sulla retta numerica, per giustificare e far capire che tipo di lavoro poi è stato fatto successivamente con l'autoformazione che abbiamo avviato con la seconda attività. Quali sono stati i punti di forza che abbiamo visto? Che comunque attraverso questa analisi c'è stata una maggiore consapevolezza da parte dei docenti sugli strumenti, le tabelle grafici da utilizzare per analizzare e interpretare i risultati della propria classe. Una riflessione sulle possibili cause che hanno determinato l'esito delle prove, sia in positivo che in negativo, e l'individuazione di aspetti, ambiti e dimensioni su cui investire maggiormente per ottenere risultati migliori. Cosa migliorare nella pratica didattica che abbiamo messo in atto? Cioè anche i docenti hanno anche riflettuto su questo aspetto, che sicuramente bisogna utilizzare un linguaggio specifico di ciascuna disciplina per promuovere l'arricchimento lessicale. Utilizzare contesti di apprendimento diversi, ad esempio nella classe di Civitella, per fare un esempio, dove che è appena, diciamo, arrivata da noi, non avevano mai fatto i giochi matematici, per cui questa è stata un'azione che hanno messo in campo anche loro e che può aiutare nelle capacità logiche, per esempio della matematica, ma anche un lavoro di comprensione del testo che va fatto in sinergia. E manipolare gli oggetti matematici nel caso della matematica, ma ovviamente riguarda anche gli aspetti dell'italiano, e coinvolgere in modo attivo e partecipativo lo studente nei percorsi, quindi attivando attività di metacognizione e di argomentazione del perché hai dato questa risposta e non soffermarsi solo a somministrare gli item, e lavorare sinergicamente sulla comprensione del testo narrativo, espositivo, quindi in tutti gli ambiti disciplinari. La seconda azione è stata avviata nell'anno scolastico attuale, quindi abbiamo avviato questo percorso a settembre ed è rivolto per tutte le discipline che sono oggetto di indagine dell'Imbalzi, l'italiano, la matematica e l'inglese. In ognuna di queste, diciamo, in questo percorso di autoformazione c'è un docente, diciamo, che coordina i gruppi di lavoro, e come aspetti presi in considerazione in base all'analisi effettuata negli esiti delle prove, abbiamo scelto come argomenti per l'italiano la comprensione del testo, ovviamente, e soffermandoci soprattutto sulle inferenze implicite. In matematica abbiamo ritenuto opportuno, per esempio, lavorare sulla rappresentazione dei numeri, scrivere e leggere i numeri, perché comunque abbiamo cercato di collegare il percorso a qualcosa che il docente già sta facendo in questo periodo, quindi la scelta è anche legata a questo aspetto. E per l'inglese il percorso riguarda la reading, ma soprattutto l'aspetto della listening. Questo modulo formativo attivato ha una durata di 20 ore e prevede, che cosa ha previsto? Un primo incontro è stato fatto per esempio a novembre, dove nei gruppi di lavoro i docenti di primaria e secondaria
hanno visto i video formativi presenti su Invalsi Open, quindi messi a disposizione dagli Invalsi, e commentati insieme con un primo lavoro dove ciascun docente doveva individuare, nel caso io faccio l'esempio sempre della matematica, però ovviamente questo tipo di lavoro si sta svolgendo contemporaneamente sia per italiano che per inglese, individuando i nodi concettuali riguardo appunto al nucleo fondante dei numeri, e poi dove rintracciarlo nelle indicazioni nazionali, quindi avere proprio il punto di riferimento a livello anche della normativa e della documentazione con cui in realtà lavoriamo tutti i giorni. Dopodiché, nel secondo incontro è stata proposta un'altra attività, cioè andare a scegliere gli item, per la matematica in questo caso, 10 item, partendo, intanto suddividendo i gruppi in sottogruppi, dove un gruppo ha lavorato sugli item del grado 2, un altro gruppo sugli item del grado 5, un altro sugli item del grado 8, cioè i docenti dovevano andare a selezionare tutti quegli item a partire dalle prove del 2023, le ultime prove effettuate, e tornando a ritroso andare ad individuare proprio quelli che riguardavano quel nucleo fondante che avevamo individuato. Dopo aver fatto questa attività, poi dovevano pensare come risponderebbero i miei alunni a questi item, riuscirebbero a rispondere in modo correttamente o cadranno in errore, e perché cadranno in errore. Nella seconda parte della giornata abbiamo riflettuto anche su quali attività si potrebbero proporre per quegli item che molto probabilmente presumiamo che andrebbero male. Per fare questo lavoro abbiamo usato la griglia che ci è stata proposta, proprio perché io ho seguito il corso di formazione di cui Barabanti prima ha esposto, che riguarda appunto l'uso i dati Invalsi per un uso informativo e formativo e per il miglioramento. La professoressa Pozio proprio ci ha proposto questa griglia di progettazione e analisi della prova, quindi andando a individuare l'ambito di contenuto, l'item, il traguardo, stimare le risposte, quindi fare un lavoro prima progettare le attività, riflettere anche sulle attività già messe in atto e successivamente riflettere su come sono andate, quindi riflettere con loro. L'obiettivo nostro è quello di somministrare questi item che abbiamo selezionato. Dopo aver fatto la somministrazione, correggere con loro anche le prove, vedere dove sono caduti, per poi intervenire con delle attività, ma anche delle buone prassi che a livello di istituto già mettiamo in atto. Cioè ogni singolo subdocente magari non è consapevole che già sta mettendo in atto delle attività che sono utili per quel nucleo, ma magari prenderne consapevolezza. Così, che cosa ci aspettiamo al termine dei percorsi? Sicuramente una maggiore consapevolezza da parte del collegio docenti dei processi di apprendimento da attivare, una condivisione del linguaggio comune tra gli ordini di scuola, una realizzazione nel senso revisione soprattutto del curriculum verticale alla luce dei nuclei fondanti affrontati, una condivisione ovviamente delle buone pratiche, l'elaborazione di strumenti di progettazione e valutazione con attività mirate, la sistematicità e ricorsività di tali azioni messe in atto, l'accettazione da parte del docente degli errori e l'uso degli stessi come fonte essenziale di autoregolazione nell'attività di insegnamento e apprendimento, e non ultimo, forse il più importante, speriamo e ci auguriamo un miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate. Grazie.